Il governo col decreto sulle liberalizzazioni ha stabilito che in Italia si formi un'authority per i trasporti che dovrà controllare quindi la concorrenza nell'ambito dei trasporti sia ferroviari che quindi su gomma che anche quello che riguarda i trasporti marittimi. E Genova sicuramente si presta a ospitare questa authority a sede nazionale, perché comunque il porto di Genova è il più grande porto a livello nazionale. A Genova ci sono competenze sia professionali che anche scientifiche proprio su tutto il mondo dei trasporti, e quindi l'ordine del giorno che oggi il Consiglio regionale ha approvato e vuole proprio sostenere la candidatura di Genova, che potrebbe andare ad ospitare questa authority, quindi sarebbero posti di lavoro e sarebbe un rafforzamento delle competenze anche che ci sono a livello cittadino. Sappiamo che tanti posti di lavoro ruotano intorno al mondo dei trasporti, sia al porto che anche a tutto il trasporto su gomma, piuttosto che a tantissime attività di assicurazione. Sono molte le competenze che ruotano in questo ambito, e quindi vale la pena di sostenerlo. Il Consiglio regionale oggi ha fatto un passo in questo senso.